non c'è assolutamente fuori gioco. Infatti è così. Pallone agganciato in aria da Soto Migliori, che prova a calciare la deviazione in calcio d'angolo. Poi Soto Migliori, il pallone si abbassa, colpisce la traversa, il pallone ancora lì e poi viene prontamente allontanato dalla difesa. Fischia l'arbitro. Il sinistro potente che Fortunati respinge con i pugni e poi sul tiro di Brunini lo blocca. E su questo calcio di punizione tra l'altro termina la prima frazione di gioco ai reti bianche. Panzariani ha fatto ripartire i suoi, Esposito, il Carioz è respinta, ancora Esposito, tiro! E il pallone finisce sull'esterno della rete. Poi il passaggio molto invitante per Vallese. Di nuovo Vallese, non c'è nessun tocco col braccio, fa tutto da solo e porta in vantaggio il Sobat. La rete che tanto ha cercato la squadra ospite alla fine l'ha trovata. Poi attenzione, pallone per Cappello, può provare, lo fa Silla con un intervento che probabilmente salva buona parte del risultato. Cerca di spendere il fallo e poi Pappalardo lo subisce, ma non da Sec, da Garnica per l'intervento in scivolata, richiamato intanto al colloquio dell'arbitro. No, richiamato Sec, ammonito, non... E attenzione, era già ammonito, secondo giallo e rosso per Sec. E intanto triplice fischio, Sobat Corsaro al 21esimo decide un gol di Amadou, tre punti fondamentali che consentono appunto al Sobat di fare un balzo dall'ottavo al quarto posto, chiaramente in attesa di quello che faranno le altre squadre. Rimane invece in zona playout e nono l'Atletica Aurelio, grazie e un buon proseguimento di serata da Riccardo Austini.